Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata dell'ABC del calcio in diretta fino alle ore 20:45, un'ora per parlare di Serie A, di Serie B e di Lega Pro. Si cominciano a tirare le somme, qualche verdetto definitivo c'è già stato, ne parleremo nel corso della nostra trasmissione con gli ospiti in studio, con i collegamenti telefonici, con i contributi insomma che manderemo in onda. Buonasera a tutti voi che ci seguite sul canale 86 del digitale terrestre One TV, ma anche sul canale 828 del Bouquet di Sky. Cominciamo subito a parlare di Serie A, ma prima di tutto vado a presentare gli ospiti in studio di questa sera. Ritrovo con piacere Mario Gallaccio. Buonasera Elisa e buonasera a tutti i telespettatori. E poi al suo esordio in TV, sono molto contenta ogni tanto di portare qualche ragazza perché mi sembra anche giusto. Buonasera Francesca D'Amato. Buonasera Elisa e buonasera a tutti quanti. Allora, cominciamo subito a parlare di Serie A, cominciamo con i risultati dell'ultima giornata di campionato, Serie A che però si deve ancora concludere, perché tra un'ora, poco meno ormai, comincerà Pescara-Roma, ultima partita di questa 33esima giornata, che si è aperta invece sabato alle 18 con la vittoria dell'Atalanta sul Bologna 3-2, con la partita rocambolesca di Firenze, Fiorentina-Inter finisce 5-4 e l'Inter si allontana, ma non troppo, dal treno Europa, perché poi il Milan nella partita di domenica perde in casa contro l'Empoli 1-2 in modo insomma davvero sorprendente. Sassuolo-Napoli però il lunch match della domenica alle ore 12:30 finisce 2-2, anche il Napoli che doveva provare a stare attaccato alla Roma e ad ambire quantomeno al secondo posto, perde un pochino di terreno. La Lazio, continuiamo con i risultati, vince invece in casa 6-2 con il Palermo, Chievo-Torino finisce 1-3, Sampdoria-Crotone 1-2 con il Crotone che continua a sognare e a sperare nella possibilità di rimanere in Serie A nonostante sia davvero difficile, Udinese-Cagliari 2-1 e infine la partita di ieri sera tra Juventus e Genoa che finisce 4-0. Mario, la Juventus ha metà scudetto in tasca? Ma io penso che quasi tutto ce l'ha. Ce l'ha quasi tutto, perché sinceramente ieri sera ho visto una partita stratosferica e Dybala, che è l'essenza del calcio, è qualcosa di fantastico, veramente. Sì, Dybala ieri anche ha fatto dei gol allucinanti e strepitosi, quasi come i gol che ha fatto Messi ieri sera col Barcellona. In tanti si fanno questo paragone, in tanti si domandano qualora la Juventus dovesse riuscire... Come caratteristiche tecniche i giocatori sono, secondo me si assomigliano molto. Ma poi è giovane, poi, 23 anni. E poi hanno quel mancino che è qualcosa di allucinante veramente. Dybala ancora tanto tempo, a 23 anni in tanti parlano già di pallone d'oro, uno che insomma potrebbe averlo nel DNA, potrebbe vincerlo nel corso degli anni, ne sono tutti piuttosto convinti. Ma non è che sia Messi che Dybala, non è che calciano in porta, calciano dove vogliono che vada la palla, insomma è qualcosa che è molto difficile. Francesca, la Roma questa sera chiamata invece a rispondere, una partita che insomma possiamo definire piuttosto semplice, quantomeno sulla carta, proprio per valori. Ieri la conferenza stampa di Spalletti che adesso dice: se arriviamo secondi abbiamo fatto il nostro. Sì, hanno fatto il loro, il problema è che la stagione della Roma quest'anno è stata una stagione fallimentare, cioè avevano chiamato Spalletti per vincere qualcosa e visto che l'ultima volta che la Roma ha vinto un trofeo, ovvero la Coppa Italia, è stato con la vecchia gestione ed è stato proprio con Spalletti. E il problema della Roma è che è una squadra forte tecnicamente, il fatto è che c'è la Juve davanti, una Juve è troppo forte, devono avere le capacità tecniche che ha la Juve, ma credo che comunque questa sera la Roma riesca a vincere, riesca a ottenere 3 punti, deve stare attenta al Napoli che comunque è là dietro, e anche se il Napoli ieri è stato fermato dal Sassuolo, comunque è una grande squadra anche il Napoli, quindi è difficile e il problema è che la Roma ha perso l'Europa, ha perso la Coppa Italia e anche il campionato non lo potrà vincere perché la Juve è troppo forte. Eh sì, la Juve probabilmente è proprio ancora uno spanna superiore, ma sono anche a dimostrazione del fatto che ad esempio il Napoli ieri crea tantissimo, la differenza forse tra la Juventus e il Napoli è proprio lì, che poi a parte che il Napoli prende 2 gol stupidi e a prescindere da questo la Juventus se crea 5 occasioni da gol probabilmente 3 le butta dentro. Scusatemi, non sono d'accordo con la ragazza, perché secondo me non è una stagione fallimentare per la Roma. Chiaramente essendoci la Juve, ma la Juve non è soltanto il discorso tecnico-tattico, ma noi qui siamo davanti a una società
E io, come ho sempre detto anche in questa trasmissione, mo dico da tanti anni, prima viene la società, la struttura della società. Se tu parti, stai dicendo che non c'è società. Se, la se parte la Juventus, ogni volta che parte, parte con 10 punti in più, a differenza delle altre. Ma in Europa League e in Coppa Italia non l'ha affrontata la Juventus, però. Chi? La Roma. No, non c'entra. È uscita nulla. Lo stesso. Eh beh, no, no, l'obiettivo stagionale era quantomeno vincere un trofeo, l'ha detto tante volte Spalletti stesso. Se non vinco, me ne vado. È difficile, è giusto quello che ha detto. Non ha vinto, però vincere è sempre difficilissimo. Non è facile, assolutamente. Sì, però almeno la Coppa Italia, Mario, dai. Ho capito, la Coppa Italia ha incontrato la tua Lazio. E è più forte la Roma. Sì, ho capito, ma su una partita secca non è facile. No, era un'andata e ritorno, non era una partita secca, sembra... non ti sbagliare, non era una partita secca. E che poi la Roma ha vinto il derby sbagliato. Vediamo anche la classifica, come si è evoluta dopo questa giornata di campionato, ricordando chiaramente che la Roma deve ancora giocare, però al momento la Juventus è a più 11, qualora la Roma dovesse vincere questa sera si porterebbe però a più 4 dal Napoli. Ti farebbe stare tranquillo un più 4 sul secondo posto? No, secondo me è pure difficile la partita della Roma di questa sera. Io non sottovaluterei sia il Pescara che... può succedere. Ieri sera ho visto alcuni pezzi della partita del Milan, ha tirato in porta 23 volte solo davanti alla porta e è riuscito a perdere 2. Non è facile. Il calcio, le partite bisogna che si giochino tutte e poi bisogna vedere dopo. La differenza però è che all'Empoli si sta ancora giocando la salvezza, al Pescara probabilmente no. Lo so, però non è, le motivazioni dei ragazzi, cioè, non è facile. Sì, la voglia di mettersi in mostra probabilmente, che è quello che ancora muove determinati ragazzi, anche se poi Francesca si parlava di una partita simile anche per Lazio-Palermo e non c'è stata storia. No, non c'è stata per niente storia. Poi lì davanti alla Lazio ci sta Immobile, che quest'anno è esploso. Ha fatto 2 stagioni in Germania e in Spagna che non sono andate come dovevano andare. Poi è tornato qua e con la Lazio sta facendo grandi cose, ma è merito soprattutto anche di Inzaghi. Inzaghi ha fatto un lavorone e quest'anno nessuno se lo aspettava, non era neanche la prima scelta della società. È entrato e ha messo le mani davanti, cioè ha fatto vedere chi è. Sì, 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 è riuscito in quasi un'impresa probabilmente, perché nessuno poteva aspettarsi questo percorso da parte sua, anche perché esterni, quando è arrivato... Con 2 esterni del genere, permettimi. Felipe Anderson, no, poi soprattutto con l'esplosione di Milinkovic-Savic, sì, con un Immobile così, sì, c'è da dire che comunque tutto gli si è messo nel modo giusto. Però quando è arrivato erano in tanti anche che se ne volevano andare, è stato bravo a convincerli. Però diciamo Immobile è un grande giocatore, però palle lì davanti ne arrivano tante. Come no, ci mancherebbe. Per cui è un gioco di squadra, dobbiamo dare i meriti ad Inzaghi che ha fatto un grossissimo lavoro, al suo secondo che nessuno ne parla, che è un po' il termometro, secondo me, un pochino di tutto quanto. Di cui lui si fida tantissimo, di Massimiliano Farris. È persona serissima, conosco benissimo, è un mio amico, ti dico che veramente... Uno che ha fatto tanta gavetta, tra l'altro. No, tantissima gavetta, tanta Serie C, ha fatto l'allenatore in Lega Pro, in Interregionale, insomma... Un ragazzo che poi lui veniva da 7 giorni del Torino, ha fatto anche lui la sua bella gavetta da giocatore. Come no. Torno sulla Roma, torno su Spalletti, si parla di lui tanto oggi in chiave Inter, su quella panchina lì l'anno prossimo. Io Spalletti secondo me è uno dei migliori, non è facile vincere, vincere è difficilissimo, devi essere un allenatore pragmatico come Capello. Come lo stesso Allegri, cioè secondo me sono molto cinici, pragmatici, riescono a tirare fuori il meglio da anche le piccole cose, il che non è facile oggi. Poi bisogna essere un grande manager, devi saper gestire. Devi essere anche un po' più posato forse però, perché lui quest'anno si è lasciato andare ogni tanto a dichiarazioni particolari che forse un pochino l'ambiente rovina. Ma poi secondo me Spalletti non è più l'uomo dei 10 anni fa, perché non c'ha più fame, cioè a mio avviso lo vedo un pochino che si è un po' adagiato alle situazioni, perché lo Spalletti dei 10 anni fa era uno che aveva più fame, adesso lo vedo un pochino...
A proposito di panchina dell'Inter, Francesca, è spacciato il futuro di Pioli? Beh, a questo punto credo di sì. L'Inter credo che abbia sbagliato sin dall'inizio questa stagione. La società ha sbagliato per il motivo De Boer non andava bene, perché non conosceva il campionato italiano, non c'era mai stato, e il campionato italiano è diverso, molto diverso da quelli esteri. E con l'arrivo di Pioli, Pioli si è trovato giocatori che non erano pronti tecnicamente e fisicamente, e ha cercato di fare, di dare il massimo, ha avuto una risalita, cioè è risalito in classifica. Il problema è che erano stanchi, e credo che Pioli, arrivato a questo punto, ha sbagliato troppo. L'Inter ha perso tante occasioni e credo che il massimo che possa fare a questo punto è il sesto posto. Anche perché l'Atalanta non ha intenzione di fermarsi. No, l'Atalanta per niente non ha intenzione di fermarsi, sta lì agganciata alla Lazio e deve stare attenta, perché comunque la Lazio questa, la prossima giornata ha il derby contro la Roma fuori casa, e l'Atalanta però deve affrontare la Juventus. E quindi bisogna vedere un attimo come va. Tante partite importanti la prossima giornata di campionato. Io ridarei l'opportunità a Gasperini. Ma non lo so se ci tornerebbe, de una sai? De una grande squadra, non l'Inter. Sto parlando, ok, pensavo dell'Inter. Perché veramente è un allenatore eccezionale. E pensare che dopo 5-6 giornate c'era già chi vociferava che l'avrebbero mandato via dall'Atalanta quest'anno. Perché comunque scherzi. Quando è arrivato ci è voluto un po' per spiegare il suo gioco. È normale, insomma, è fisiologico, però certo. Insomma... ha dimostrato veramente di essere un grande. Assolutamente sì. Chi ieri si è lamentato e parecchio è Sarri, che nel post partita ha rilasciato dichiarazioni abbastanza chiare. Le leggiamo insieme, perché Sarri ieri era molto molto arrabbiato con D'Amato, direttore di gara della partita contro il Sassuolo. Evidentemente con lui non siamo molto fortunati. Gian Marassi contro il Genoa ci fu negato un rigore clamoroso, e allora delle due una: o è accanimento del destino oppure è scarso lui. Se l'ipotesi dovesse essere la seconda, allora va fermato, perché il fallo su Mertens su 18.870 spettatori, tutti si sono accorti che era un intervento da punire, tranne uno che era andato al bar. Il riferimento è ovviamente a D'Amato, l'arbitro che ha diretto ieri la gara. Sarri, che quando perde terreno è sempre un po' particolare nelle sue dichiarazioni, non ci sta. Beh, a me sinceramente sono innamorato del gioco di Sarri, e ogni volta che vedo il Napoli mi entusiasma, ma chiaramente queste dichiarazioni non mi piacciono assolutamente. Secondo me non vanno assolutamente bene, l'arbitro è scarso, va fermato, insomma non mi sembra una bella cosa detta da un professionista come lui. Perché un po' lui, troppo forse, dai. Lui pure non si deve scordare da dove viene, dalla gavetta, quando anche in Lega Pro prendeva 2-3 gol, allora doveva essere fermato pure lui o cacciato, insomma mi sembra un pochino eccessiva sto discorso. La corsa al secondo posto, secondo e terzo posto, comunque rimane aperta. Prossime tre giornate, Francesca, ricordavi tu che la Roma dovrà affrontare la Lazio nel derby. Dall'altro canto il Napoli affronterà l'Inter, poi nelle due successive la Roma avrà Milan e Juventus, mentre il Napoli avrà due partite, se non ricordo male, piuttosto semplici, forse Chievo e Torino, qualcosa del genere. Passa tutto da queste tre gare? Sì, a questo punto penso proprio di sì. E il Napoli deve dare il massimo in questo momento, anche perché la Roma ha due partite difficili, due o tre partite difficili, e una è il derby, e penso che dopo la Coppa Italia la Roma voglia solamente una rivincita su questo campo. Il Napoli deve cogliere l'occasione, perché c'è un Inter che in questo momento è debole psicologicamente e fisicamente, e dopo ha due partite facili con Chievo. Mi sembra con Chievo e Torino, non vorrei dire... Comunque sono due squadre salve, e una di queste è in casa, credo, quindi il Napoli deve cogliere l'attimo. Prima di fermarci, commentiamo insieme anche i sorteggi di questa Champions League, perché parlavamo di una Juventus forte, fortissima Juventus, che si sta giocando anche la competizione europea. Monaco, Atletico e Real, pesca il Monaco. La Juventus, qualcuno dice gli è andata bene, qualcuno dice no, gli è andata male, perché il Monaco tra tutte è la squadra che gioca meglio. Secondo te, Mario? Secondo me le partite vanno giocate tutte, non... a sto punto sono le quattro più forti d'Europa, per cui... Ma c'è una favorita? Beh, io punto sull'Atletico Madrid. Sì?
Secondo me la favorita invece è proprio la Juventus. Ricordati quello che ti ho detto io. Sì, se me lo ricorderò. Tant'è vero che molti temevano l'Atletico Madrid, perché comunque è quella che invece ti fa giocare meno, no? Perché è una squadra che si chiude un po' di più rispetto alle cinque altre. 5 giornate fa ti ho detto pure che il Frosinone, quando ha vinto con la spalla, tutti dicevano stava in Serie A. Le previsioni di Mario Gallaccio. Francesca, la favorita della Champions e soprattutto Monaco-Juventus la prossima settimana? Allora, Monaco-Juventus credo che sia la Juventus, anche se il Monaco arriva da questo punto... È una delle quattro più forti d'Europa, come ha detto lui, e invece la favorita per vincere la Coppa, secondo me, è l'Atletico. L'Atletico perché vuole la rivincita contro il Real Madrid, che hanno perso e credo che quest'anno tirano fuori gli artigli e la vincono. Anche perché poi quello è un derby, quindi esatto. Sempre una partita particolarissima. Ci fermiamo e così tra pochissimo ci snoccioliamo tutti gli argomenti legati alla Serie B e le previsioni di Mario Gallaccio, quindi non mancate. Scrocchia, croccantelle, ogni gusto ti sorprende. Forno Damiani, le croccantelle che tu ami. Crocca, scrocchia. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the pit of love. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the pit of love. We are all plunging straight toward our own decline. Without note to sink, we slide down, deeper down. The shadow grows without ever slowing down. We are hidden stripped into the fade-out line, deeper down. Il Consorzio Nomentano nasce con l'intento di offrire un servizio globale di progettazione e realizzazione in ambito architettonico ed edilizio. Siboer 2010 si occupa di costruzioni di nuove abitazioni residenziali, edifici industriali e pubblici, mantenendo una dimensione artigianale ma di qualità industriale. La SP Costruzioni Tecnologiche è un'impresa attiva sul mercato dell'impiantistica civile e industriale, privata e pubblica. Edilgp è un'azienda attiva nel settore dell'edilizia, specializzata nella progettazione e realizzazione di opere pubbliche e private e costruzioni industriali. F-Metal opera a Roma offrendo un servizio completo e professionale nella lavorazione dei metalli. Ed il FEMA svolge la sua attività negli appalti pubblici e nei restauri di immobili a valore e tutela artistica. Il Consorzio Nomentano nasce con l'intento di offrire un insieme di servizi in ambito architettonico ed edilizio. Un gruppo solido per garantire sempre soluzioni a 360 gradi. Consorzio Nomentano, via Nomentana 1111 a Roma, info@consorzionomentano.it, telefono 06 8200 3620. Scrocchia, croccantelle, ogni gusto ti sorprende. Forno Damiani, le croccantelle che tu ami. Crocca, scrocchia. E rientriamo
Andiamo subito in diretta e cominciamo a parlare di Serie B. Andiamo subito a vedere i risultati, così poi ci concentriamo anche sulla classifica, anche perché la Serie B questa sera scende nuovamente, torna in campo con una partita, anticipo di quello che poi è il turno infrasettimanale. Serie B alla 37esima giornata, ne mancano 5 alla fine della stagione. Novara-Perugia finisce 0-1, Benevento-Vicenza 0-0, Ascoli-Brescia 0-0, Avellino-Cesena 1-1, Bari-Verona 0-2, Cittadella-Carpi 4-1, Latina-Spal 1-2 nonostante il vantaggio iniziale del Latina, Provercelli Salernitana 0-0, Spezia Entella 2-0, Ternana Frosinone finisce 2-0, ne parliamo tra pochissimo perché vedo Mario già che scalpita, infine Trapani Pisa 1-0. Vediamo anche la classifica perché qui c'è da dire tanto. La Spal allunga 5 punti sul Verona e 8 sul Frosinone. Frosinone che adesso è in terza posizione e che se il campionato finisse oggi dovrebbe giocarsi i playoff. Dalla parte bassa della classifica invece Trapani sempre più fuori dalla zona playout, la classifica è ancora cortissima, però il Trapani comunque sta rispondendo alla grande. D'altro canto Pisa e Latina probabilmente a livello mentale già retrocesse da qualche settimana, anche se poi la matematica gli dà ancora ragione. Che è successo al Frosinone? Beh, io non... Non ridere sotto i baffi. Te l'ho detto 5-6 partite fa quando... Non ha più vinto da quando l'hai detto tu. Nell'ultimo mese non ha più vinto. Il Frosinone, io un sabato vedo il Frosinone, un sabato vedo la Ternana. E ti dico che sinceramente secondo me non gioca un buon calcio e secondo me è stato anche a volte fortunato. Ma qui ha speso una barca di soldi per fare qua la squadra. C'è qualcosa che non quadra, perché io parlo a livello soltanto tecnico, a me ogni volta che ho visto il Frosinone non mi è mai piaciuto, non mi ha mai entusiasmato, cioè mai. Io ho visto la Spal, l'Entella che mi piace tantissimo, ma non il Frosinone secondo me avrà anche difficoltà nei playoff, non arriva sicuramente entro le prime due. Ah, secondo te è spacciata, no, arrivata a questo punto? Perché io stavo per chiederti, assolutamente. Forse il primo posto deciso secondo il terzo? Oramai ha dato il vantaggio al Verona, che era in grande rimonta, è stato un pochino, hanno perso un pochino il passo e a 5 partite fa aveva 5 punti di vantaggio, adesso sta a 3 punti sotto, no? Il Verona non lo riprende più. Ieri ha vinto una grande partita a Bari, che era difficilissima, contro un Bari che era l'ultima chiamata forse per partecipare ai playoff, e ha fatto un grande risultato. Domenica avrà lo Spezia in casa, che viene da una vittoria e è una squadra prendere molto 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 difficile. Assolutamente sì, poi non domenica, domani perché c'è il turno infrasettimanale, sì. Quindi questa sera già si torna in campo, questa sera sarà la volta di Vicenza-Novara e poi domani le altre partite, già a partire dalle 12.30, quindi ce n'è praticamente a tutti gli orari. Anche a livello di motivazioni, oggi sono andati tutti quanti in ritiro. Cioè, Si è parlato della possibilità di esonerare Marino, sono arrivate delle voci, poi smentite chiaramente. Sì, sì, però... ma no, non solo Marino, ma anche il direttore sportivo, insomma, che fino a 5 partite fa sembrava che qualcuno diceva che avesse inventato il calcio e che il campionato... Distrutto tutto, Mario, il campionato di Serie B è difficilissimo. Sì, sì, assolutamente, poi è lunghissimo, non è che sei arrivato a un certo punto e ti fermi. Dammi una presenta, il Frosinone perde, ed è vero, perde contro una Ternana Francesca in assoluta ripresa, da quando è arrivato Oliverani questa Ternana sbaglia poco e niente, con un Palombi che se gli dai fiducia... Fenomenale... È cresciuto e noi di Lazio Press abbiamo parlato anche in esclusiva con l'agente di Palombi, Manfredonia, e lui ci ha raccontato che comunque quando lui è arrivato lì ha avuto un momento per ambientarsi, ma appena ha trovato la voglia, sì, la continuità, adesso segna e credo che, non so se lui voglia tornare qua, voglia tornare alla Lazio, ma lì sta facendo veramente bene. È anche un bene che lui se ne sia andato dalla Lazio, abbia intrapreso un'altra strada. Sta facendo veramente bene e adesso la Ternana deve fare i play-out, cioè se il campionato dovesse finire adesso andrebbe a fare play-out, e credo che con un Palombi così riescano a salvarsi.
Vicenza, sta fuori. Sta. Oggi no, no forse no. È ancora in play-out, controlliamo rapidamente la classifica, ma credo che sia ancora interna ai play-out la Ternana, è fuori il Trapani. Sì, sì, Trapani a 41, Trapani Ascoli, sì, sì, la Ternana a 39, sì, sì. È ancora dentro, 39, per poco, sì, perché sì. Insomma la classifica sì, è ancora corta, però la Ternana è ancora dentro. Detto questo, Palombi ieri ha fatto 21 anni, era il suo compleanno, classe 96, Mario non lo sa. Ha trovato quattro cambi di allenatori. No, no, innanzitutto Liverani no, ad oggi bisogna essere onesti sul discorso dei Palombi, non c'entra nulla perché Palombi andava bene pure anche sì, con sì, Benny anche Carbone. Se poi quando arrivavano tutti lo però, mettevano fuori, poi nel tempo gli davano fiducia. Però ha sempre giocato, ti dico, io l'ho visto e ha quasi giocato tutte le partite, ha fatto dei gol strepitosi anche con Benny Carboni. Anche se all'inizio quando è arrivato Benny Carboni ha cambiato modulo e non lo faceva giocare. La grande Dopodiché... forza, no, 4-3-1-2, Falletti dietro Avenatti e Palombi esterno, le due punte Palombi Avenatti e dietro. Con Gaudieri non ha giocato quasi per niente, ha cominciato a giocare soltanto verso la fine. Però ecco, ti dico che Liverani ha il gran merito di mettere tutti i giocatori nel ruolo giusto, e poi dovrebbe essere la grande forza. Qui ci sono degli allenatori che inventano il calcio, secondo me. Tra l'altro Ternana che si è mangiato semplice. Anche un rigore con Avenatti. Si è sbagliato Avenatti, ha fatto un cucchiaio che ha sbagliato. Ma secondo me la grande forza della Ternana oggi è dietro, perché ha un Diachité strepitoso. Lì era soltanto questione di entrare in condizione, sì, secondo sì, te? Sì, sì, sì. Perché poi è giocatore. Però, sì, sì, ma sono 5-6 partite che dietro tiene bene la difesa alla grande e subiscono poco, insomma. E ieri l'ha proprio massacrata il Frosinone. La spalla è andata? Sì, 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 sì. Oramai è entusiasmo, allenatore giovane, allenatore che crede nel progetto, sono due anni, due vittorie dei campionati, sembra di vedere il Frosinone de Stellone, vero. O il Carpi di Castori, per cui secondo me la spalla è andata e il Verona con la ripresa di un Pazzini strepitoso, io penso che mantenga il secondo posto. A proposito di SPAL, Floccari quasi una nuova giovinezza, è stato un colpo sì, proprio giusto. La SPAL, come ha detto lui, la SPAL è ormai è come se fosse promossa, sta a 8 punti sopra la terza, sopra il Frosinone, quindi non credo che abbia un calo. E anche perché poi c'è entusiasmo. Sì, no? C'è entusiasmo ai giocatori, l'entusiasmo, sono vari fattori. Sì, 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 no, lì c'è stata veramente una bella progettazione, torniamo sempre allo stesso argomento, no? Quello societario, lì si sono tenuti in blocco tanti. No, non è il Frosinone, è una grande società con presidente. Io parlavo della SPAL, che è una squadra che comunque viene promossa. Secondo me l'indirizzo societario non è che è stato sbagliato, hanno fatto delle scelte, perché la scelta era quella di ripartire con la Serie B, con un campionato tranquillo, con delle spese accettabili. Chiaramente invece la società, nella figura del presidente, ha scelto che volevano rivincere, andare subito in B, e chiaramente spendendo quello che cifre un pochino pesanti, e poi chiaramente col fatto che stanno costruendo il nuovo stadio, dice riandiamo in Serie A, il problema è che se non ce vai, questa diventa un'azienda, diciamo. Sì, sì, per quello che si è speso per la questione stadio e tutto il resto, diciamo, comunque comincia a essere pesante. Sì. In ogni caso adesso vedremo poi come andrà a finire, ma Marino da una parte e Pecchia dall'altro un pochino possiamo definirli delusione? Ma no, fino ad oggi, fino a ieri, il Frosinone stava facendo un campionato che diciamo che è quello secondo la norma, insomma, primo, secondo, sono queste due o tre partite che negli ultimi cinque partite ha fatto tre pareggi e due sconfitte, e le due sconfitte di Novara e Terni.
E Pecchiano, stanno rispettando i programmi. Ma mica tanto, insomma, Mario Pecchio doveva distruggere il campionato, perché la Serie B non è ma così. Ma scusami, no? Sono campionati difficili, non li fanno i nomi, campionati difficilissimi. Non si possono usare le figurine, però non può essere neanche una squadra come il Verona Pazzini dipendente, perché hai detto tu, è tornato Pazzini, il Verona torna a poter lottare, però non può essere Pazzini dipendente. Ho capito, ma anche il Frosinone era Dionisi dipendente, o Ciofani dipendente. Vero, vero, insomma, vero, assolutamente sì, però quello è un limite. Bravo, è quello che voglio dire. La differenza, la spalle, c'è un progetto tecnico, un programma, vedi giocare una squadra. Il Frosinone io non ho mai visto giocare una squadra, non mi ha dato mai diciamo, l'impressione di una grande squadra che da un momento all'altro faccia gol, che mantenga il risultato, insomma è sempre un po' così altalenante, insomma non stai sempre mai tranquillo. Francesca, 6 punti il Pisa sul Vicenza, 7 il Latina, sempre dal Vicenza, mentalmente sono retrocessi secondo sì, te? Sono... Anche le due poi colpite nel corso dell'anno da questioni societarie che comunque forse un pochino, no, dal punto di vista anche mentale, hanno disturbato. Sì, alla fine è come il Pescara e il Palermo in Serie A, sono colpite anche psicologicamente e credo che non ce la facciano a risalire la classifica e a lottare per i play-out, per un posto nei play-out. Sì, ormai si è complicata, eh? Tu che dici? Te l'ho detto anche nel tempo dietro, sì. Il fallimento del Latina e del Pisa è un discorso dichiarato, insomma. Era prevedibile. La Ternana in ripresa era prevedibile perché praticamente la società esiste, Longarini è un presidente lungimirante, è un presidente che paga tranquillamente, non c'ha problemi. Chiaramente i tifosi della Ternana volevano un grande campionato, volevano grandi spese, però chiaramente la società è stata un pochino attenta al bilancio, però ecco, quello che conta, come ti ho detto prima della Juventus, 10 punti prima di partire te li porta una grande società. Il Trapani si salva? Il Trapani credo di sì. E... da gennaio sta facendo un altro campionato. Io credo che si riesca a salvare, comunque sta sopra il Brescia e la Ternana, e anche se sono ravvicinati. E bisogna vedere partita dopo partita, perché non si può mai sapere, il calcio è strano e rischiano tutti. Sì. Secondo me il Trapani tra quelle liste, quella sta un pochino meglio rispetto alle altre. Sta meglio, però sì, non si sa mai. No, è un punto di distanza. Basta che pareggia una partita, ne perde una e sta. No, basta perdere una partita e che un'altra la vinca, sta a 2 punti, quindi insomma ancora li rischiano tutti, rischiano. Vediamo anche il prossimo turno di questa giornata di Serie B, perché come vi dicevo questa sera si scende in campo tra ormai 10 minuti, perché alle 20:30 si giocherà l'anticipo tra Vicenza e Novara, domani invece alle 12:30 Salernitana-Bari, poi tutte le altre in programma per questa giornata di campionato: Ascoli-Avellino, Brescia-Ternana, Frosinone-Spezia di cui parlavamo pochi istanti fa, Pisa-Provercelli, Spal-Cittadella, Virtus-Entella-Latina, Cesena-Benevento, Carpi-Trapani e infine Perugia-Verona. Anche Perugia-Verona una partita difficile, eh? Difficilissima. Però io penso... Tutte e tre quelle davanti hanno partite comunque complicate. Guardi, una più bella dell'altra. Sì. Comunque io penso che il Verona riesca ad uscire con un pareggio da Perugia. Frosinone-Spezia, partita difficilissima. Io penso che ci possa essere un pareggio anche qui. E la partita più bella secondo me è Spal e Cittadella, due squadre che giocano in maniera fantastica. Due neopromosse. Sì, ma non... che ormai è inutile definirle neopromosse, però effettivamente insomma... Pure il Cittadella ha dei numeri importanti, come ieri no? Ha fatto 4 gol. È squadra... È una squadra bella quadrata, no? No, assolutamente sì. Rivediamo al volo anche la classifica, perché parlavi del Bari pochi istanti fa, Bari che domani dovrà affrontare la Salernitana e non sarà anche questa una partita semplice, anche in questo caso comunque la classifica è corta, tra l'altro Bari e Salernitana che sono appaiate a quota 50 punti. Queste squadre qui, e parlo di Bari, di Novara, di Salernitana, possono ancora, secondo voi, se parto da Francesca, arrivare in playoff? Secondo me la Salernitana ha grandi possibilità di arrivare nei playoff, soprattutto per il campionato che sta facendo con Bollini.
Credo che sì, forse la Salernitana, non credo il Bari. Mario? Io vedo delle tre, chi se possa inserire, vedo bene il Novara, perché non ha grandi... Poi è gridata lo scandalo, nella partita dell'altra sera, si sono arrabbiati tantissimo con l'arbitro. Sì. Per cui la Salernitana è in netta ripresa, complimenti a Bollini che ha fatto un ottimo lavoro e la sta portando. Lì è la dimostrazione del fatto proprio che con Sannino non è mai esploso l'amore, con l'ambiente, con un po' con tutto. Beh, allenatore esperto, napoletano, allenatore di un certo spessore che era andato a Salerno, scelto da Fabiani per poter fare un campionato prestigioso, pure perché la Salernitana come organico è un organico che deve stare lì per lottare nei playoff. Non dico a vincere il campionato diretto, ma era un organico come quello del Bari che doveva stare lì, insomma. È arrivato anche l'appello di Lotito oggi, Francesca, che ha detto tutti allo stadio, sosteniamo questa Salernitana, crediamoci. Ma in realtà bisogna crederci, secondo me. L'ho detto, sta facendo bene, perché no? Sì, sta lì, no, vicino, lì può sfruttare l'occasione. Ma sì, Lotito fa l'appello per... Lotito ha fatto l'appello, per i soldi al botteghino. Quanto sei perfido, Mario, È fantastico. Io a Lotito gli farei fare il presidente il ministro dell'economia in Italia, secondo me sistemerebbe tutti quanti. Io non sto scherzando, dico per davvero. Sì, cioè, con i conti ci sa fare. Perché ha dimostrato in maniera lampante a tutta l'Italia come si gestisce la società di calcio. È riuscito a prendere la Lazio con una rateizzazione in Equitalia che al mondo non è mai esistita, in Italia 24 anni e a portare una società con degli utili spaventosi, per cui secondo me è chapeau. Prima di fermarci, poi più tardi ci dedicheremo anche alla Lega Pro tra pochi istanti, intanto però stiamo parlando di Serie B, allora diamogli il benvenuto, va, in questa Serie B al presidente del Foggia, Lucio Fares. Complimenti presidente, ce l'avete fatta, impresa storica. Buonasera a tutti, sì, grazie, sì, diciamo che non è stato semplice, anche perché c'è stato un momento in cui abbiamo anche un po' navigato controvento, insomma tutti sanno l'episodio anche dell'esonero di Roberto De Zerbi ad agosto con Giovanni Stoppa, che è arrivato naturalmente, ha trovato una squadra già fatta e naturalmente un allenatore che per quello che era successo l'anno scorso era molto amato sia dalla piazza che anche dallo spogliatoio, per cui devo dire un grande applauso a tutti perché è una vittoria di tutti. Del mister in primis, ma di tutti i ragazzi e anche di tutti coloro con la società hanno collaborato perché si raggiungesse questo difficilissimo risultato. Presidente, una piazza che stramerita questa Serie B, che manca da 19 anni a Foggia, ma ieri praticamente si è festeggiato da ieri pomeriggio fino a notte fonda, quando poi è arrivata la squadra, un entusiasmo spaventoso e dei numeri anche spaventosi, se consideriamo che tante società anche di Serie A fanno fatica a fare 15.000 spettatori. No, noi da questo punto di vista sappiamo di avere sia nel tifo organizzato ma in tutti i tifosi veramente una forza incredibile. Poi è veramente ciò che ci ha dato forza a continuare a fare le cose nel migliore dei modi con determinazione, perché questa è una piazza che obiettivamente, come dice lei giustamente, sono numeri che difficilmente si riscontrano in Serie B o addirittura anche in Serie A. È una piazza, questo è un pubblico meraviglioso che ci ha spinto, perché non dimentichiamo che dopo la delusione amarissima dell'anno scorso della finalissima col Pisa non era facile dalle macerie di quella finalissima ricostruire e vincere un campionato che a mio modo di vedere, a nostro modo di vedere, era un campionato ancora più difficile di quello del precedente anno. Per cui veramente una simbiosi unica e indissolubile tra squadra, città e tifosi. In questo devo dire che la nostra piazza veramente merita tantissimo. Stiamo vedendo adesso le immagini dei festeggiamenti di ieri sera, veramente una città invasa, cioè, si vede soltanto rosso-nero praticamente, non c'è altro. Una cosa per lei da parte di Mario Gallaccio, presidente. Tutto le faccio i complimenti e veramente faccio i complimenti a lei e a tutta la dirigenza,
perché chiaramente era molto molto difficile uscire fuori dal fallimento, tra virgolette, dell'altro anno, dove avete perso la finale con il Pisa, e veramente, e poi chiaramente siete riusciti a azzeccare l'uomo giusto, che è Giovanni Stroppa, dopo che De Zerbi avete avuto quei problemi appena d'inizio. E poi la cosa, secondo me, fantastica, questo era un campionato difficilissimo, con quattro squadre: Matera, Juve Stabia, Lecce e Foggia, che veramente erano quattro squadre, secondo me, stellari. La Juve Stabia era partita benissimo, il Matera anche, poi si sono perse nel mercato di gennaio. Voi siete riusciti a fare un campionato tranquillo, stavate lì secondi, terzi, quarti, terzi, secondi, e nello sprint finale avete fatto qualcosa di fantastico. Complimenti veramente, ma poi la squadra gioca in maniera Un bel eccelsa. gioco, un bel gioco. Veramente tutti pensavano, sai, De Zerbi, invece complimenti a lei, innanzitutto alla società, e poi a tutti i ragazzi e all'allenatore, che ha fatto un lavoro ottimo. Sì, no, la ringrazio. Effettivamente un'analisi, dobbiamo, ho fatto un particolare ringraziamento anche alla proprietà, in primis, consentitemelo, nei fratelli Franco e Fedele Sannella, e poi anche Massimo e Nicola Curci, i quali dalle macerie dell'anno scorso, ma con i fratelli Sannella già dall'anno scorso, con la maggioranza delle quote, con il 70% di partecipazione al capitale sociale della società Foggia Calcio, hanno comunque ripuntato per poter fare un campionato importante. Un campionato che, come ha detto lei, era veramente difficile all'inizio. Per noi, partito nelle condizioni peggiori per il subentro del nuovo allenatore, per le quattro partite a porte chiuse, perché non dimentichiamo che, insomma, abbiamo avuto anche questo tipo di problematiche, però devo dire, un campionato, quello di Serie C, io lo ritengo veramente il più difficile in assoluto da vincere, perché è Guardi, un ho visto una campionato. partita, Lecce-Foggia, è stata fantastica la Presidente, partita l'avete andata. vinta lì? Si può Credo dire che proprio di sì, forse che l'avete l'abbiamo vinta vinta lì? lì, perché credo che dal punto di vista mentale il Lecce sia crollato in quel momento, perché poi è chiaro che, come voi da maggiori esperti del mondo del calcio sapete, è chiaro che conta anche molto l'aspetto mentale, al di là di quelle che sono le doti tecniche, perché il Lecce è comunque una compagine importantissima, il Matera altrettanto, allenata per di più da un allenatore importante, abituato a vincere in categoria. La Juve Stabia, che, come ha detto lei prima, era partita benissimo, per cui diciamo che la partita con Lecce è stata sicuramente la svolta. È stata la svolta dal punto di vista soprattutto emotivo e mentale, favorevolmente per noi e naturalmente sfavorevolmente per il Lecce. Un'ultimissima domanda, poi la salutiamo da parte di Francesca D'Amato. Buonasera Presidente, le faccio i miei complimenti prima di tutto. E le Grazie. volevo chiedere, per lei è una sorta di rivincita dell'anno scorso dopo aver perso i playoff contro il Pisa? Ma anzi, più che per me, per tutta la città, per tutta la società. È chiaro che noi, quando siamo entrati, avevamo impostato un programma triennale, poi strada facendo ci siamo resi conto che la squadra era in grado di poter raggiungere l'obiettivo anche l'anno scorso, però vi assicuro che la ferita dell'anno scorso è stata difficile da rimarginare, per cui dobbiamo ringraziare veramente l'allenatore, il direttore sportivo Beppe Di Bari, il direttore generale Beppe Colucci e tutti i ragazzi che hanno vissuto questa maglia come una seconda pelle, tutti, nessuno escluso, in primis il nostro immenso capitano Cristian Agnelli, che è un foggiano puro sangue, che è un uomo che dà un valore aggiunto sia in campo che fuori. E dico sì, diciamo che non era facile, devo dire, poi ripeto, con tutti gli episodi, e poi io scherzando dico: il calcio non è un caso che si dica il gioco del calcio, più che uno sport è un gioco dove tutto può succedere, basta un episodio per far cambiare le sorti di un campionato e di tante cose. Però è chiaro che questa squadra è stata più forte, più forte di tutto e di tutti, e del resto anche il bel gioco, gli 81 punti, sono una testimonianza. Non a caso, voglio dire, una squadra che ha giocato alla grande, ha dominato in lungo e in largo dovunque è andata, sia in casa che fuori. Presidente, grazie mille e complimenti Grazie a ancora. voi.
Grazie a voi, buona serata. Buona serata. Buon proseguimento, arrivederci. Grazie. Ringraziamo e salutiamo il presidente del Foggia, Lucio Fares, veramente insomma una piazza che lo merita, non che le altre come il Lecce, insomma parliamo di tutte piazze importantissime, però il Foggia l'aveva sfiorato l'anno scorso, ci è arrivata quest'anno. Senti, prima di fermarci, De Zerbi secondo te un pochino i gomiti se li mangia? Guarda, io il Foggia dell'altro anno mi ha entusiasmato, però la cosa che a me dà più fastidio è che si possa identificare una squadra su un allenatore. Oggi ha vinto la società, è giusto che gli si dia merito al presidente, alle persone, diciamo, ai dirigenti che portano avanti il discorso economico e programmatico. Poi l'allenatore è un dipendente. Tanto invece che sembrava non si potesse più giocare a calcio senza De Zerbi. L'anno scorso, prima dell'inizio, quando ci sono stati i problemi con la dirigenza, sembrava che il Foggia fosse finito senza De Zerbi. Appunto, io ho fatto un plauso al presidente, hanno scelto la persona giusta, ma ha vinto la società. Cioè, la dobbiamo finire, senza nulla togliere. Io non c'ho nulla contro. No, ci mancherebbe, ma non vince mai il singolo, assolutamente. Ci fermiamo. Siamo già leggermente in ritardo, al rientro la Lega Pro ancora. Cocca, scrocchia, croccantelle, se le scrocchi non stai nella pelle. Forno Damiani, le croccantelle che tu ami. Cocca, scrocchia, croccantelle, ogni ti sorprende. Forno Damiani, le croccantelle che tu ami. Crocca, scrocchia. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go to the pit of love. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go to the pit of love. We are all plunging straight towards our own decline. Without notice we slide down, deeper down. The shadow grows without ever slowing down. We are hidden straight into the fade-out line. Deeper down. Consorzio Nomentano nasce con l'intento di offrire un servizio globale di progettazione e realizzazione in ambito architettonico ed edilizio. Siboer 2010 si occupa di costruzioni di nuove abitazioni residenziali, edifici industriali e pubblici, mantenendo una dimensione artigianale ma di qualità industriale. La SP Costruzioni Tecnologiche è un'impresa attiva sul mercato dell'impiantistica civile e industriale, privata e pubblica. Edil GP è un'azienda attiva nel settore dell'edilizia, specializzata nella progettazione e realizzazione di opere pubbliche e private e costruzioni industriali. F Metal opera a Roma offrendo un servizio completo e professionale nella lavorazione dei metalli. Ed il FEMA svolge la sua attività negli appalti pubblici e nei restauri di immobili a valore e tutela artistica. Il Consorzio Nomentano nasce con l'intento di offrire un insieme di servizi in ambito architettonico ed edilizio. Un gruppo solido per garantire sempre soluzioni a 360 gradi. Consorzio Nomentano, via Nomentana 1111 a Roma, info@consorzionomentano.it, telefono 06 8200 3620. Scrocchia, croccantelle, ogni gusto ti sorprende. Forno Damiani, le
le croccantelle che tu ami. Crocca, scrocchia. Ancora in diretta, ultimissima parte di trasmissione, 10 minuti a nostra disposizione per parlare di Lega Pro. E allora cominciamo subito dai risultati del girone A e qui io mi sorprendo, Mario, perché fino a qualche tempo fa noi parlavamo di un girone che era già deciso, con l'Alessandria più 11 che se n'era andata pronta ad arrivare ad approdare in Serie B. Gli altri due si sono decisi perché il Venezia è salito, perché il Foggia ieri ha festeggiato e qui invece succede di tutto. Leggiamo al volo: Piacenza-Livorno 0-0, Cremonese-Lucchese 1-0, Como-Lupa-Roma 2-1, Tuttocuoio-Racing 2-1, Pistoiese-Olbia 0-1, Gianerminio-Pro-Piacenza 1-2, Carrarese-Pontedera 2-0, Arezzo-Prato 1-2, Alessandria-Renate 1-0, infine Robursiana-Viterbese finisce 3-2. Vediamola questa classifica perché veramente io non me lo spiego, o forse sì. Cremonese 75, Alessandria 74. Anche qui forse sono stato profeta, non so se ti ricordi. Ho profeta detto, in patria. Ho detto la Cremonese non mollerà neanche, ha un organico importante, un allenatore importante. No, ho capito. Come Braglia si perdono 11 punti? 12 perché poi ti deve essere. Poi stiamo parlando dell'Alessandria. L'allenatore Braglia è uno che ha vinto quattro campionati di Lega Pro. È inspiegabile. Poi, signori miei, davanti a Bogalon e Gonzales, che in due hanno fatto 35 gol, cioè stiamo a parlare. Però c'è stato un momento del blackout. E Ma secondo te avevano già pensato di essere su? Sì, secondo me sì. Mm. La Cremonese l'ha vinta tutte, una attaccata all'altra, ecco lì, sta lì. E secondo me adesso è difficile, è difficilissima. Anche perché manca pochissimo. Discorso motivazionale, oggi vanno spediti come treni. Ieri ha fatto un ottimo risultato Alessandria, a pareggia con Renate. Mario, adesso non so, dimmi la tua, ma qualora l'Alessandria dovesse arrivare in playoff, ma diventa dura, dura, dura poi. Dura perché gli altri gironi... Perché c'è Parma, c'è Lecce, cioè ci sono tutte squadre. E poi magari l'Alessandria anche mentalmente ci arriva un po' delusa. È chiaro, il discorso che ti facevo anche prima del Frosinone. Non è facile, non è facile. Poi adesso l'Alessandria ha cambiato anche l'allenatore, cioè ha mandato via Braglia. Cosa che io non avrei fatto, perché non c'è senso, però è difficilissimo. Noto con rammarico che il mio amico Puccica, l'allenatore Davide Erbese, abbia perso, non aveva mai perso, ha perso ieri 3-2. Torniamo anche sulla classifica a proposito di questo, perché la Viterbese è nei playoff. La Viterbese è nei playoff, assolutamente sì, era partita. Ma il dramma è la Lupa Roma e Racing, che veramente... Parlavamo prima di società, i famosi 10 punti in partenza, se c'è una società solida, insomma, qui stiamo a parlare, veramente è scandaloso. Ma qui parliamo di due retrocesse, secondo te? Sì, ma poi ci sono dei risultati stranissimi, il Prato che va a vincere Arezzo, che non mi convince per nulla, insomma, ci sono cose un po' strane, però vabbè, la Lega Pro è questa, insomma. Sì. Francesca? Roma ha perso 2-1, ma ha giocato in 10 quasi tutta la partita. Sì, e l'ha persa diciamo all'ultimo. Che nelle ultime... Sì, vabbè, non è che ha perso ieri. Ha perso prima di iniziare. L'essere entrambe retrocesse. La Lupa Roma, credo proprio a questo punto di sì. Però il Racing Roma, credo che comunque sta in zona play-out. Sono tutte e due, in realtà, sono tutte e due praticamente quasi retrocesse. Sì. Una delle due ambire ai play-out, ed è brutto il fatto che siano proprio quelle due lì, cioè neanche a dire che una delle due. Guarda, sì, c'è stato anche un capitombolo adesso a Roma, nel Lazio, perché se retrocedevano il Racing e la Lupa, c'era il Trastevere che era pronto. Invece ieri il Trastevere ha perso a Gravina e il Bisceglie ha vinto, per cui il Trastevere. Rischiamo dalla vecchia Lodigiani, Cisco, Lupa Roma
In Lega Pro non abbiamo più la terza squadra Roma, se tutte no, perché poi rimarrebbero soltanto Viterbese e Fondi praticamente del Lazio, di squadra di Roma praticamente non rimarrebbe più nulla. Sarebbe un peccato perdere la Lega Pro a Roma, nel Lazio, insomma. Certo, Francesca, che questo col tutto cuoio per il Racing era uno scontro diretto importantissimo. Sì, era uno scontro diretto, ma col fatto che comunque la squadra gioca in 10 per tutto il tempo è pesante. Sia psicologicamente, ma comunque sai che ti stai giocando qualcosa e giocare in 10 io penso che sia stata una bella batosta. Sì, comunque all'ultimo hanno preso il gol del 2-1. Vediamo anche il prossimo turno, vediamo anche il prossimo turno, perché da una parte si affronta l'Alessandria. E non so se diamo già la Lupa Roma per spacciata oppure se secondo voi comunque può essere l'occasione per far punti. Dall'altra invece il Racing Roma giocherà in casa contro la Pistoiese. È chiaro che poi sono lì a due punti di distanza una dall'altra, quindi una volta magari si supera una, supera l'altra, Mario. Sono difficilissimo, secondo me le vedo messe male tutte e due. Disastro. Te l'ho detto da disastro squadre romane. A settembre, te sì, l'ho detto. Sì, sì. Però quantomeno, annuncia. Sai cosa, la Lupa Roma comunque un po' di mercato l'aveva fatta, l'ha provato, ma anche lì. Ma no, se non esiste società. E torniamo sempre allo stesso ragionamento. Cosa, certo. Se tu non fai, quando costruisci, fai le basi di cemento armato e poi sopra ci fai appartamento, poi ci fai una bella camera da letto. Crolla dopo la casa crolla. Vediamo anche il girone C, perché abbiamo pochissimi minuti e perché comunque c'è il Fondi di mister Pokeshi che ha giocato proprio ieri contro il Foggia. Foggia che vinceva 2-0, poi il Fondi è riuscito a pareggiare 2-2, un punto bastava comunque alla squadra nera, alla squadra rossonera per poter comunque festeggiare la Serie B. Vediamo anche la classifica come si è modificata con il Foggia, insomma, del quale abbiamo già parlato. Poi ci sono Lecce e Matera che comunque ormai sono tutte staccate una dall'altra, perché Lecce seconda, Matera terza, Juve Stabia sì che ha 2 punti e poi tutte le altre, con l'Unicusano Fondi che è a 46 punti. Playoff raggiungibili, Francesca? Secondo me sì, sono vicini e possono, perché stanno facendo qualcosa, stanno andando bene, quindi credo che riescano a questo punto a accedere ai playoff. Mario? Ma io per lungo tempo sono stati in playoff. No, innanzitutto il campionato Fondi è stato un campionato fantastico. Primo anno che si affacciava alla Lega Pro, sì, sì, in questo tipo di campionato. Avevano costruito una squadra totalmente nuova, in un girone fantastico, perché le prime 10 di sinistra che abbiamo visto la classifica, io ho parlato prima delle 4, sì, Lecce, sì, Foggia, Juve Stabia e Matera, ma qui dobbiamo parlare anche del Cosenza, come del no? Catania, cioè stiamo parlando che le prime 10 sono tutte squadre di prima fascia, per cui il Fondi ha fatto un campionato fantastico, secondo me ha l'allenatore uno dei più bravi in quel girone, se non il migliore, che tutti mi dicano Struppa, quello, Patalino, io ho visto giocare Fondi e gioca in maniera fantastica. Poi vediamo intanto anche il prossimo turno, perché siamo proprio a ridosso ha un della progetto chiusura di gioco, una struttura di gioco importante e secondo me quest'altro devono soltanto migliorare. Sì, assolutamente, devono però progettare magari il prossimo turno con la Virtus Francavilla. No, la Virtus Francavilla è una squadra ostica, è difficile, è una squadra che subisce pochi gol, l'allenatore Calabro è un allenatore di un certo spessore che rischia poco e anche loro stanno nei playoff. Però passa da questa partita qui, comunque la qualificazione playoff. Ci dobbiamo fermare, siamo arrivati alla fine del tempo a nostra disposizione. Ci ritroviamo qui lunedì prossimo dalle 19.45 alle 20.45 sul canale 86 del Digitale Terrestre One TV e sul canale 828 di Sky con l'ABC del calcio. Grazie mille Mario Gallaccio, hai una previsione da fare, rapida? Te l'ho detto, la Serie B già me l'hai detto, è vero, il Fondi che fa? Il Fondi pareggia. Bene, grazie mille a Francesca D'Amato, che magari poi ritroveremo nel corso delle puntate, non ne mancano tantissime, però insomma saremo ancora qui. Grazie mille alla regia, cameraman, chi più ne ha più ne metta, grazie al collegamento, a lunedì prossimo, ringraziamo ovviamente anche Forno Damiani.
trying to do.